Adesso andiamo a Palermo in Serie B, Palermo-Ternana, Maglio Mezzatesta. Buongiorno dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove devono ancora scendere in campo le squadre. Pochissimo pubblico oggi a Palermo, scoraggiato forse dalla pioggia che sta cadendo. 14 punti di distacco fra le due squadre, il Palermo primo in classifica a 32 punti, la Ternana arranca invece nelle retrovie a 18 punti in cerca di punti appunto per la salvezza. Palermo che questa mattina ha già giocato una partita, non sul campo di calcio ma in un'aula di tribunale, dove si è svolta la seconda udienza sull'istanza di fallimento che è stata presentata dalla procura. Il giudice ha deciso di chiedere una perizia nominando tre consulenti, quindi si allungano i tempi per scoprire se il Palermo verrà dichiarato fallito o meno. Intanto leggiamo le formazioni. La squadra allenata da Bruno Tedino si schiererà con Posavec in porta, poi difesa a tre con Cionek, Struna e Bellusci, a centrocampo Rispoli con la fascia da capitano, esterno destro, poi Gnaoré, Iaialo, Coronado e Alesami sulla sinistra, in avanti Trajkovski e Lagumina a sostituire l'infortunato Nestorovski. La Ternana di Alessandro Pochesci si presenta invece a Palermo con Plizzari in porta, è un modulo tutto sommato simile a quello del Palermo, un 3-4-1-2 o 3-5-2, dipende da come si schiereranno i giocatori offensivi. Valiente in difesa insieme a Gasparetto e Signorini, a centrocampo Tiscione, Paolucci e Defendi con la fascia da capitano e Zanon sulla sinistra, poi in avanti Tremolada, Carretta e Finotto. In attesa dell'arrivo delle squadre, linea allo studio. L'Inter in maglia nerazzurra. Il vantaggio del Palermo al terzo minuto di gioco ha segnato Andrea Rispoli, linea chi parlava. Torniamo subito a Palermo dove c'è stato il primo gol di questa giornata di campionato. A te la linea. Sì, grazie Delfino, stanno ancora esultando i giocatori del Palermo che si sono appena portati in vantaggio. A sbloccare la gara l'esterno destro Andrea Rispoli, capitano del Palermo, quindi 1-0 il risultato al terzo minuto. Contropiede bruciante del Palermo che si è portato in avanti rubando un pallone proprio con Rispoli, poi uno scambio con Gnaoré, i due giocatori sono arrivati insieme in area di rigore quasi pestandosi i piedi, alla fine Rispoli ha trovato la conclusione vincente che ha battuto Plizzari. Avvio di gara spumeggiante del Palermo mentre la Ternana cerca adesso di prendere le misure. Ribadiamo il risultato: Palermo 1, Ternana 0. Quarto minuto di gioco in questo istante. Linea Barchesi, Carpi. A Palermo il gioco è fermo da alcuni minuti, circa tre minuti, perché c'è stato uno scontro di gioco durissimo tra Gasparetto e Signorini, entrambi i difensori della Ternana, che si sono scontrati testa contro testa, sono subito stramazzati al suolo, la situazione è apparsa immediatamente abbastanza grave, tant'è vero che sono entrati in campo gli staff medici di entrambe le squadre con i medici del Palermo e sono andati a soccorrere Gasparetto, mentre quelli della Ternana hanno soccorso Signorini, scusate, che è stato portato fuori in barella. È più lucido invece Gasparetto, che è uscito sulle sue gambe ma con una vistosa medicazione alla testa. Entrambi i giocatori sono stati sostituiti, Gasparetto con Favalli, mentre Vitiello ha preso il posto di Signorini. C'è un'azione del Palermo adesso in questo momento con Iaialo che entra in area di rigore, la palla poi finisce sui piedi di Trajkovski, che scaglia un gran tiro che finisce di poco a lato. E su questa azione al quindicesimo minuto, ricordiamo il punteggio, Palermo 1, Ternana 0, la linea Carpi. È il Palermo a cercare con maggiore insistenza azioni offensive, poco fa un gran tiro di Coronado al 26esimo minuto che ha messo in difficoltà Plizzari, che si è dovuto rifugiare in calcio d'angolo sulla conclusione da circa 20 metri del giocatore brasiliano. Al 31esimo minuto Palermo 1, Ternana 0, linea Carpi. Linea Palermo. 37esimo minuto a Palermo, dove la squadra di casa è in vantaggio per 1-0 sulla Ternana grazie al gol di Rispoli, e pochi istanti fa brividi e non soltanto per il freddo per una ventina di tifosi che si trovano nel settore ospiti della Ternana, perché su un retropassaggio Plizzari, il portiere, si è complicato la vita, ha perso tempo nel rinvio sulla pressione che riceveva da Coronado e Lagumina. Il
il suo pallone è stato deviato appunto da Coronado, ne è scaturito un campanile in area di rigore su cui è arrivato Gnaoré, che però non ha trovato un impatto felice con il pallone, sarebbe stato un gol a porta vuota. Per il resto, per il momento, nulla da segnalare. Al 37esimo minuto, Palermo 1 Ternana 0, linea Carpi. Al Renzo Barbera siamo entrati nel 45esimo minuto, mentre c'è Lagumina per il Palermo che si porta in avanti al limite dell'area di rigore, scarica un bel tiro che però finisce di poco al lato a sinistra di Plizzari. Nel periodo non collegato è stata la Ternana però ad andare più volte vicino al gol. Le due migliori occasioni sono state al 38esimo con un tiro di Paolucci poco fuori dall'area di rigore. La conclusione del giocatore della Ternana è stata parata senza difficoltà da Posavec, e poi una gran botta ancora da fuori area al 43esimo di Defendi. Anche in questo caso il giocatore della Ternana ha impegnato il portiere croato del Palermo, mentre adesso c'è una traversa colpita dalla Ternana con Tiscione, se non andiamo errati, un'azione che sembrava assolutamente innocua, un cross da destra a spiovere dentro l'area di rigore. Tiscione sembrava quasi non riuscire ad arrivare a colpire il pallone, mentre lo ha sfiorato quel tanto che bastava per trasformarlo in un pallonetto che ha scavalcato Posavec e si è stampato sulla traversa. Dunque ancora Ternana vicinissima al gol al 46esimo minuto, primo minuto di recupero che è appena iniziato. Punteggio fermo sull'1-0 per il Palermo sulla Ternana, linea Carpi. 8 minuti, Avellino 0 Ascoli. Calcio di rigore per il Palermo al nono minuto, l'arbitro Martinelli assegna il penalty per un fallo di Zanon su Lagumina, che Zanon viene ammonito a dopo per la trasformazione con l'incisività. Chiedo scusa, intervengo perché a Palermo è tutto pronto per il calcio di rigore che viene battuto da Coronado e la parata di Plizzari, che intuisce la direzione del tiro di Coronado, che ha tirato piuttosto debole per la verità verso destra, e dunque non cambia il risultato. Al undicesimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Ternana 0. 21esimo minuto di gioco al Renzo Barbera, Palermo 1 Ternana 0, e da alcuni minuti è in corso un vero e proprio assedio dei siciliani nei confronti della Ternana, che fatica a uscire dalla propria area, dalla propria metà campo. Ci sono state delle conclusioni interessanti, prima Trajkovski che ha fatto una bella conclusione da fuori area di sinistro che è uscita di poco fuori dalla porta, poi Lagumina ha avuto almeno tre occasioni in cui ha messo in crisi la difesa della Ternana. Prima al 14esimo un colpo di testa su un cross a scavalcare la difesa, Lagumina al centro dell'area di rigore ha spiccato il balzo, la palla è finita davvero di pochissimo alla destra di Plizzari. Poi al 17esimo un'altra conclusione di Lagumina di testa, davvero difficile la parata di Plizzari invece in questa occasione, e poco dopo un'altra occasione ancora con Lagumina che è entrato in area di rigore, ha messo in crisi la difesa della Ternana, liberandosi poi al tiro respinto e finito in calcio d'angolo. Al 22esimo minuto ribadiamo il punteggio, Palermo 1 Ternana 0, la linea Barchesi, Carpi. 29esimo minuto al Renzo Barbera, Palermo 1 Ternana 0, e proprio gli ospiti si apprestano a battere una punizione adesso da circa 20 metri, la palla che finisce davvero di poco alla destra del portiere del Palermo Posavec, davvero una grande occasione per la Ternana che si è portata vicino alla rete su punizione con una conclusione. Non riusciamo adesso a leggere il numero di maglia, se non vado errato dovrebbe essere stata una conclusione di Montalto, che è entrato da poco nel corso del secondo tempo al posto di Tiscione. Nel periodo non collegato, mentre c'è un cambio adesso, Coronado esce per il Palermo, entra in campo al suo posto Murawski. Nel periodo non collegato, pericolosissima azione di Trajkovski, che è entrato palla al piede in area di rigore vicinissimo alla linea di fondo sulla destra, con una finta messa a sedere tre difensori della Ternana. La sua conclusione però poi non è stata ben indirizzata verso la porta e si è spenta sul fondo. Al 30esimo minuto, Palermo 1 Ternana 0, la linea Carpi.
al 37esimo minuto al Renzo Barbera. Mi date la linea mentre Trajkovski è andato vicino al gol per i padroni di casa, una conclusione che è finita di poco alta sopra la traversa. Il risultato però è ancora immutato, Palermo 1 Ternana 0. La Ternana cerca una reazione, negli ultimi minuti si è portata più volte in avanti cercando di trovare conclusioni vincenti, però in maniera abbastanza confusa purtroppo le azioni della squadra di Pocheschi, mentre il Palermo va più spesso vicino alla rete complessivamente e soprattutto con azioni più pulite, con conclusioni decisamente più pericolose, collezionando calci d'angolo. Sono arrivati già 9 quelli per la squadra di casa, che poco fa ha sostituito un applauditissimo Antonino Lagumina all'attaccante palermitano. È subentrato Embalo al 38esimo minuto, Palermo 1 Ternana 0. La linea a Carpi. Siamo al 43esimo minuto a Palermo, Palermo 1 Ternana 0 nel periodo non collegato, una occasione pericolosa per parte. Al 40esimo minuto il Palermo, cross di Trajkovski da destra sulla palla che spioveva in area di rigore a pochi passi dalla porta. Embalo ha cercato la conclusione di testa, ostacolato da un difensore della Ternana. Hanno reclamato i giocatori del Palermo per un presunto fallo, ma a nostro avviso non c'era da segnalare nulla, e comunque per l'arbitro Martinelli tutto regolare. Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, buona occasione per Paolucci, che ha scaricato un gran tiro da fuori area, finito di poco alto. Paolucci sicuramente uno dei migliori dei suoi sulla panchina dell'Udinese. Scusami, intervengo solo per dare il finale da Palermo. Palermo batte Ternana 1-0.